la novità principale è proprio il fatto che non saremo più solamente su Porto Antico, ma ci siamo diffusi sul resto della città, quindi partiamo da Piazza Caricamento, Piazza Matteotti, Piazza De Ferrari, fino a Piazza della Vittoria. In ognuna di queste piazze si troverà un pezzo di Slow Fish. In questo momento ci troviamo a Piazza Caricamento, che racchiude un po' tutto quello che sono le nostre le istituzioni e le regioni che da sempre ci accompagnano con tutti i loro programmi, quindi la diffusione ovviamente di tutto quello che si sta facendo dal punto di vista della biodiversità e della sostenibilità sul territorio, ma sul loro territorio, ma anche degustazioni, ovviamente pescatori, momenti di discussione e quant'altro. Tornano i food truck, tornano i birrifici che ci accompagnano in ognuno dei nostri eventi, torna l'educazione, come in questo caso il padiglione che vedete alle mie spalle, che racconta un po' tutto quello che è il ciclo dell'acqua, che è il tema principale di questa nuova edizione, e dove sia adulti che i bambini potranno apprendere come meglio valorizzare questa risorsa importante che è l'acqua, di cui tutti noi abbiamo estrema necessità e che è tanto preziosa. È una settimana che vede Genova proprio viva di varie manifestazioni. Credo che anche qui, ecco, è un modello Genova che parte anche proprio dalle sue tradizioni, dalla nostra cultura, dalla identità, per far sì, ecco, che sia una estate che spera veramente all'insegna della libertà, delle manifestazioni di cui si ha tanto tanto bisogno, anche per far vivere proprio come veniva detto, anche l'indotto, ecco, un turismo, un movimento anche di persone che ci vogliamo continui, ecco, sempre di più, per una Genova viva e per una Genova che non vuole rinunciare a manifestazioni come Slow Fish, che sono ovviamente fondamentali per la città.